quinta vittoria consecutiva per l'Angelico Pallacanestro Biella in casa contro Fiorentino. Biella nel primo quarto parte male, subisce tanto da tre soprattutto della squadra laziale e il primo quarto si conclude con la squadra ospite avanti di 9 lunghezze. Nel secondo quarto Biella comunque riesce a rientrare in partita e arriva all'intervallo avanti di un punto sul 44-43. Nella ripresa invece comincia lo show rosso-blu con la squadra guidata da Damien Hollis e Alan Vosquil che tenta di scappare. Verso la metà dell'ultimo quarto Fiorentino cerca di rientrare in partita guidata soprattutto da Pieric e dall'ex di turno Luca Garri. Però quando tutto sembrava presagire un finale punto a punto, ecco che Simone Berti e Alan Vosquil mettono alcune triple decisive che fissano il risultato finale di 88-75. Dunque, quinta vittoria consecutiva per Biella che si catapulta al primo posto della classifica e a 10 punti. Adesso il prossimo turno vedrà la squadra di coach Corbani in trasferta contro la centrale del latte di Brescia, mentre fra 15 giorni si torna qui al Pala Biella per affrontare il derby contro Casale. Com'è calpestare il parquet del Forum da avversario? No, è sempre un'emozione. Diciamo che Biella gioca veramente bene, vanno a 200 all'ora. Poi soprattutto per me, che non sono proprio nella migliore condizione, stargli dietro è difficile, però cerco di dare il mio contributo. È una partita in equilibrio, adesso vediamo il secondo tempo. E sono 5 consecutive, sono qui con coach Corbani. Congratulazioni. Salutalo. Innanzitutto, ma quanta soddisfazione le stanno dando questi ragazzi? Bravissimi, era una settimana terribile, volevamo mettere in campo tutte le energie possibili e le hanno messe con un inizio difficile, anche comprensibile. Hanno avuto una grande reazione, nel finale hanno avuto una seconda grande reazione quando la partita è diventata complessa. Allora, com'è andata? Grande vittoria col carattere. Siamo stati punto a punto quasi tutta la partita, all'inizio siamo andati avanti, loro sono stati bravi, sappiamo una squadra forte, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci godiamo questo momento, siamo a 10. Basta. Andare avanti così. Speriamo. Bocca al lupo, bravo. Bravo Re Leone, bravo. Con Massimo Angelico, il presidente di Pallacanestro Biella, quello che ha creduto in questa squadra fin dall'inizio, fin dalla sua costruzione, e adesso dopo 6 partite e 5 vittorie vogliamo sapere cosa pensa di tutto questo lavoro che stanno mettendo staff tecnico e soprattutto i giocatori. A vedere, buonasera innanzitutto a tutti, a vedere il palazzetto pieno come questa sera vuol dire che non ero l'unico a crederci, ma c'era anche altra gente, oltre chiaramente alla compagine societaria e a tante tante persone, a cominciare dagli sponsor che ringrazio. Sì, è stata una bella partita, sotto alcuni aspetti anche un po' magari nervosetta in certi casi. I ragazzi non sono mai scomposti, hanno fatto la loro parte senza mai mollare, sempre credendo di portarla a casa. È un ottimo risultato, è la quinta partita che vinciamo e quindi ci dà fiducia, ulteriore fiducia. Sono stati bravi veramente, complimenti a tutti. Qui con l'amministratore delegato di Pallacanestro Biella ad Adamo, quante soddisfazioni ci sta dando questa Biella? Avrebbe mai pensato a un risultato del genere dopo le prime 6 partite di campionato? No, assolutamente, nessuno ci sparava, ma né lo staff tecnico né noi. Ci contavamo, i ragazzi sono straordinari, poi in questo palazzetto, con questo pubblico, la curva, cioè non si può non vincere veramente, è una cosa incredibile. Pallacanestro Biella ha proprio riconquistato la città quest'anno, ma direi che proprio grazie a questo nuovo gruppo di persone che hanno saputo dare entusiasmo sia alla città che a una squadra che sta facendo miracoli, oserei dire. Assolutamente sì, i meriti vanno in assoluto allo staff tecnico, alla squadra che gioca in campo in un modo veramente incredibile, con una forza, una grinta che non si poteva neanche sperare, immaginare. Noi ci abbiamo messo del nostro, stiamo cercando insomma di fare del nostro meglio, effettivamente lavoriamo tutti in squadra e questo forse fa la differenza. Marco Laganà, come ogni partita, grande energia e atletismo, è fantastico vederti giocare in campo, davvero dai grandi emozioni. Ma volevo sapere come stai innanzitutto, ti abbiamo visto soffrire in campo questa sera. Il problema è che a correre prima o poi rischi di farti male. Purtroppo io quest'estate mi sono strappato quando eri in nazionale, quindi
ho iniziato la stagione con un piccolo problema alle gambe che adesso ancora oggi mi sto portando dietro. Piano piano sto cercando di iniziare allo staff, a Roberto Marocchi, il preparatore atletico, agli allenatori, sto cercando di risolverlo, però ancora qualche fastidio ce l'ho e devo conviverci finché non riuscirò ad essere al 100%, però l'importante è che vinciamo poi. Se gioca così ora che non è in forma totale, pensiamo quando sarà al 100%. Questo è un gran giocatore. Grazie Marco. Sono qui con Massimo Sorrentino, ex play di Biella, adesso procuratore di giocatori. Innanzitutto benvenuto al forum, che è un po' anche la tua casa. E poi volevo chiederti un'opinione su questo primo tempo tra Biella e Fiorentina. Sì, è sempre un'emozione tornare a Biella, anche se sono passati veramente tanti anni, il campo era un altro, ma ho la stessa emozione, le stesse sensazioni con lo stesso pubblico che ho rivisto, vecchie facce, vecchi amici. Partita bellissima, Fiorentino è una grande squadra, anche se ha avuto qualche passaggio a vuoto all'inizio del campionato, giocatori esperti che hanno subito messo in difficoltà la squadra, ma subito c'è stata una bellissima reazione di Biella. E quindi adesso tornati a condurre con un buon margine all'inizio di questo terzo quarto e hanno ritrovato la loro difesa, che è il loro marchio di fabbrica. Posso chiederti che giocatori segui? Seguo queste due squadre, io lavoro per un'agenzia che è la Tremel Management insieme a Riccardo Svezia e Marco Valenza, seguiamo diversi giocatori fra una e l'altra squadra, quindi siamo venuti qua a fare il tipo per i nostri giocatori e io in particolare oggi sicuramente ho un pezzo di me che fa il tipo per Biella. Qui con Hollis, 24 points. Dopo i tuoi 24 punti, ogni partita tu metti a segno un punteggio molto alto, stai diventando il punto di riferimento per questa squadra. What do you think about this match? Io cerco sempre di dare il meglio di me, però il merito è sempre della squadra che mi passa la palla, mi sta dietro, è un grande team. We're a young team and we're working hard and hopefully we'll get better every day.